Carissimi, ancora una volta ben ritrovati in nostra compagnia e ben ritrovati in compagnia di RB, concessionaria Renault Dacia. Io mi trovo naturalmente ad Asti, come di consueto, in compagnia del personal mobility manager che è Riccardo Siano, con il quale dopo andremo a chiacchierare, in compagnia anche di Michela Giberti, titolare della Kiwi. Perché c'è Michela Giberti oggi al mio fianco? Perché parleremo di una cosa molto importante che riguarda la mobilità ridotta. Quindi questa è una puntata speciale dedicata a coloro, a tutte le persone che hanno problemi di disabilità. Stefano Borsello, titolare di questa azienda, un'azienda storica dal 1968, si è dimostrato molto sensibile verso questo tema e soprattutto verso queste soluzioni che vanno a migliorare la vita dei soggetti disabili. È in collegamento con noi, ho il piacere di salutarlo. Buongiorno Stefano, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, purtroppo non sono in sede ma vorrei essere presente per questo bello evento e manifestazione. Perché Stefano si è dimostrato sensibile verso queste persone disabili e quindi è nata questa sensibilità, insomma, speciale rivolta a questi soggetti? Allora guardate, noi conosciamo l'azienda Kiwi da tantissimi anni. Mio padre era molto amico e cliente del papà della signora titolare di Kiwi e si sono conosciuti perché all'epoca la Kiwi vendeva anche roulotte e camper. Mio padre era un grande campeggiatore e quindi da lì c'è stato il primo contatto con questa azienda. Da lì papà è sempre stato molto molto sensibile alle persone diversamente abili, infatti è stato tra i primi ad Asti ad allestire una macchina per poter essere utilizzata da queste persone e anzi addirittura è stato lui a mettersi in macchina con loro e a insegnargli a usare i doppi comandi, quindi siamo sempre stati molto molto vicini a queste cose qua. Poi le cose si sono evolute, l'azienda anche la nostra ha cominciato a diventare sempre più grande e da lì l'idea di creare in tutte le nostre strutture che sono presenti in Piemonte e in Liguria una persona dedicata apposta a dare consigli ed essere un consulente personale per queste persone con queste problematiche. E da lì la collaborazione ci è venuta spontanea con la Kiwi perché hanno fatto questo prodotto pazzesco adoperando la nostra Renault Captur che si è adattata benissimo a questa esigenza e da lì è nato tutto e sta continuando a evolvere e siamo ben contenti di tutto questo. Grazie Stefano, attento e sensibile, benvenuti nell'era moderna grazie a concessionarie come RB e sicuramente come Kiwi. Buongiorno Michela Giberti, Sonia, titolare della Kiwi. Come e quando nasce questa collaborazione con Stefano? La collaborazione con RB, come sicuramente le avrà già detto Stefano, è nata 30 anni fa, negli anni 80, quando i miei genitori hanno fondato l'azienda, la Kiwi, e si occupa per occuparsi di allestimenti interni di camper. Nel 96 l'azienda ha iniziato ad occuparsi di allestimenti speciali per persone disabili e di produzione di dispositivi ed ausili per permettere loro di guidare in autonomia la macchina. Abbiamo cambiato attività grazie ad un amico che aveva ridotte capacità motorie e ci ha chiesto di allestire un camper per poterci accedere e poter andare alla guida. E da allora abbiamo completamente cambiato attività e ci siamo dedicati al 100% all'allestimento di vetture per persone con ridotte capacità motorie. Ultimamente avete sviluppato un nuovo modello di auto che va veramente ad aiutare coloro che hanno mobilità ridotta sul modello di Renault Captur ormai è dall'inizio del 2020 che abbiamo omologato questa nuova macchina in fase 2 per la guida in carrozzina. La persona in carrozzina può accedere in completa autonomia all'interno di questa vettura e scegliere se andare al posto di guida per guidare oppure se essere un passeggero nella parte anteriore passeggero oppure dietro. È una macchina in grado di ospitare fino a 4 persone, di cui 3 possono essere in carrozzina. Benvenuti nell'era moderna anche con Riccardo Siano, Personal Mobility Manager di RB, che sicuramente ha in cantiere tanti progetti. Quali sono quelli attuali e quali sono quelli futuri? Sì Sonia, in effetti come ha ben detto Stefano, RB è un'azienda in continua crescita. Abbiamo creato quello che è un personal mobility manager, quindi una persona dedicata per rispondere alle esigenze del cliente a 360 gradi, in grado di soddisfare quello che è un acquisto di un veicolo tradizionale, elettrico, veicolo commerciale, due ruote. Ed infine ci stiamo approcciando
con una collaborazione molto intensa con la Bionic People, che permetterà nel 2022 di formare i nostri personal mobility manager per accogliere e individuare quelle che sono le reali esigenze delle persone con disabilità, fornendo supporto anche a livello fiscale. Bene, un'ottima mission, io vi auguro di continuare sempre così per il meglio. Ricordiamo comunque le altre sedi di questa concessionaria, che è una concessionaria molto grande, ormai capillare, come ho detto all'inizio, non solo sul territorio piemontese ma anche su quello ligure. Siete presenti dove? Allora, esatto Sonia, ci trovate ad Asti, ad Alessandria, ad Alba ed Albenga ed infine anche con le due ruote a Torino. Grazie Riccardo per l'ospitalità e la preziosa collaborazione, ma grazie naturalmente anche a Michela Giberti, che vi ricorda dove si trova Kiwi e come contattarla. L'azienda ha sede ad Asti, a Vigliano d'Asti. Abbiamo una rete di installatori in tutta Italia, anche al di fuori dell'Italia, perché abbiamo distributori in tutto il mondo che a loro volta hanno tutta una rete capillare di installatori sui loro territori nazionali. Il sito è www.kiwi.it, dove troverete il nostro indirizzo e quello della sede dei nostri punti di riferimento all'estero. Bene, grazie ancora Michela, buon lavoro, grazie a voi per l'ascolto e come sempre linea alla regia.